Ciao a tutti gli amici di androidblog.it, quello che vedete qui sotto forse è un prodotto che non tutti conosceranno in quanto si tratta di un'azienda che è appena arrivata sul mercato italiano. È un'azienda ovviamente, come vi dicevamo, completamente italiana che commercializza smartphone di provenienza cinese fornendo assistenza su tutti i prodotti in pochissimi giorni. Quello che vedete qui sotto, di cui adesso effettueremo l'unboxing, è il dispositivo che rappresenta la fascia bassa dell'azienda Mode. Si tratta del B65M Rainbow, che è sostanzialmente un buon dispositivo che promette abbastanza bene, poi analizzeremo nei prossimi giorni in tutti i dettagli. Adesso vediamo un po' che cosa contiene la confezione di vendita di questo dispositivo che sarà davvero low cost. E come vedete, questo qui è lo smartphone. Poi nella confezione troviamo subito un adesivo che rimanda al nome dell'azienda. Poi fra gli accessori principali che troveremo. Questa confezione è davvero ben realizzata. Il manuale utente, in cui sono scritte ovviamente in italiano tutte le prime, diciamo, i primi consigli per utilizzare al meglio lo smartphone per chi ancora non è molto ferrato in questo campo. Qui troveremo una flip cover per il dispositivo in ecopelle. Un paio di auricolari non in-ear di qualità abbastanza buona e poi un cavo USB, micro USB per la ricarica e per la connessione al computer e qui un alimentatore che adesso apriremo insieme con ovviamente la presa USB e lo standard di connessione europeo, dato che l'azienda presente un prodotto completamente italiano. Dicevamo, lo smartphone è un dispositivo che si colloca nella fascia bassa di smartphone, che presenta un display da 4 pollici IPS con risoluzione di 800x480 pixel, una fotocamera posteriore da 3,1 megapixel, adesso si sta accendendo, vedete la bot animation. Una fotocamera da 3,1 megapixel, dicevamo, con flash LED e qui nella parte superiore un altoparlante. Nella parte superiore qui non troviamo alcun jack per le varie connettività, mentre troviamo qui nella parte bassa del dispositivo il jack da 3,5 per le cuffie e il microfono principale. Qui nella parte destra invece troviamo l'ingresso micro USB per la ricarica e la connessione al computer e il pulsante per l'accensione, il blocco e il bilanciere del volume. Qui nella parte frontale troviamo la capsula altoparlante, ovviamente, e la fotocamera frontale con risoluzione VGA e il sensore, diciamo, per la luminosità automatica che nei primi giorni ha funzionato davvero abbastanza bene. Per tutte le altre informazioni su questo dispositivo, attendete nei prossimi giorni e troverete la nostra recensione completa.